Di oggi e lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi all'avviso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, possiamo aprire la seduta con 16 presenti, 8 assenti più 1 giustificato, che è il consigliere Gunnella. Passiamo subito all'esame del primo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta avente ad oggetto indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali tra Roma Capitale ed Amas S.p.A., Decreto Giunta Comunale numero 28 del 4 agosto 2017, protocollo RC 22622-2017. Relazione? Sì, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio colleghi consiglieri. Brevemente, c'è pervenuta la richiesta di un'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo in merito alla proposta numero 65 del 2017. Questa proposta è raggiunta nel periodo, diciamo, di chiusura, è stata poi concessa una proroga. Noi abbiamo, ci siamo visti nell'ambito della commissione in tre diversi appuntamenti, nel giorno 8, nel giorno 15 e nel giorno 21 di settembre, data nella quale la commissione competente da me presieduta si è espressa in senso favorevole nei confronti di questa di questi indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali della Roma Capitale ed Amas S.p.A. Giova ricordare appunto che per quanto attiene questo documento, questo insomma afferisce insomma delle linee appunto come anche esplicativo l'oggetto, delle linee programmatiche, quindi delle linee guida ai fini del insomma del producendo contratto al quale si sta insomma lavorando. Ho finito, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Le perplessità che abbiamo avuto su queste linee guida le abbiamo espresse in commissione e sinceramente c'è molto difficile pensare che questa proposta possa migliorare la situazione nei cimiteri, negli 11, nei tre più importanti cimiteri, sono circa 250 ettari gestiti da AMA e la situazione addirittura
al limite per alcuni aspetti. Stavo leggendo che alcune lo dovremmo avere rispetto, l'abbiamo avuto sia in commissione ma sia in quest'aula per i defunti, ma soprattutto per le famiglie che hanno poi i disagi maggiori rispetto a questi servizi che attraverso queste linee guida vorremmo migliorare. Però non mi è sembrato che, guardando le schede tecniche e queste linee guida che poi sono state pubblicate sul blog, avete chiesto come movimento ai cittadini di dare un contributo. Io non sono abituato a guardare i siti degli altri, però l'ho guardato attentamente per vedere alcune considerazioni che hanno fatto i cittadini e inviterei alcuni di voi a leggerli rispetto ai problemi che si evidenziano al cimitero, soprattutto del Verano, che è quello monumentale, quello più importante, ma soprattutto a Prima Porta, al Laurentino. Sono molte i disagi, l'aumento del 40% delle cremazioni. Sono appunti che ho preso perché anche in commissione si è cercato di guardare se rispetto a questa proposta ci fosse la possibilità di migliorarle le linee guida, ma per migliorarle naturalmente dobbiamo aspettare il passaggio che si traducano in schede tecniche. Io ho provato a stampare le schede tecniche con i prezzi e con gli importi precedenti, però onestamente devo dire che è un lavoro che è lungo e complesso, che merita un approfondimento molto molto puntuale. L'attesa dei tempi per la tumulazione, per il trasferimento di sangue, insomma sono argomenti molto difficili e delicati. Quello che ho notato è naturalmente critico, perché c'è stata la proroga il 30 aprile 2017, quindi vuol dire che stiamo andando in una situazione provvisoria da aprile 2017, quindi siamo 5 mesi, stiamo navigando a vista in attesa della nuova, il nuovo contratto di servizio. Le linee guida a questo servono, per fare un contratto che sia equilibrato per chi paga e naturalmente per chi deve ricevere il servizio e chi deve fare il lavoro. Non mi è sembrato che queste linee guida possano rimarcare un percorso nuovo, semplice, che si analizza una scheda magari di cui ho parlato in commissione, si valuta concretamente, per dire non possiamo guardare tutti i servizi, no, del municipio, ma almeno un aspetto lo guardiamo. Non pensiamo che le tombe devono essere ricoperte con il cielo fanno in questo periodo o durante le piogge, perché deve essere garantito un servizio che deve essere espletato in una giornata, se è quello l'impegno della scheda tecnica. Naturalmente mi riservo di ascoltare i relatori e i consiglieri che hanno partecipato alle commissioni per valutare quali saranno poi gli impegni veri che tracceranno la delibera del contratto di servizio. Sicuramente con questa proposta delle linee guida non vedo alcunché di novità e di positivo, per cui ci riserviamo che in aula al Campidoglio possono essere ancora modificate o migliorate, soprattutto mantenendo il servizio e il costo, senza il taglio che poi ricade sull'utente finale, l'aumento del 40%. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Come commissione ci siamo riuniti più volte per discutere di queste linee guida. C'è stato anche un incontro con il dirigente dei servizi cimiteriali e abbiamo riscontrato delle criticità rispetto appunto a questo servizio.
Senz'altro una delle criticità che è ancora persistente e che ci diceva il dirigente è rispetto a un'informazione insufficiente rispetto ai servizi cimiteriali del Vivo Macantale. E questo è un discorso che chiaramente deve vedere un cambiamento e il dirigente appunto ci ha indirizzato verso questo discorso. Poi c'è a livello capitolino sempre una memoria di giunta per la creazione di nuovi due cimiteri nella città di Roma. Questo è un dibattito che c'è stato anche nel passato, quello di creare nuovi cimiteri nella città di Roma, addirittura si era parlato di un cimitero per ogni municipio che doveva essere, io ricordo una decina d'anni fa, che praticamente delle aree che dovevano essere trovate. Ecco, adesso magari questo discorso è maggiormente possibile proprio perché le cremazioni sono arrivate al 50% e hanno superato il 50%, perciò i luoghi, non c'è più bisogno di luoghi molto grandi e c'è perciò la possibilità, senz'altro, questi due cimiteri, ma poi ecco di pensare anche ad altri luoghi nella città di Roma. Rispetto alla sicurezza ci ha mostrato, ci ha indicato dei problemi a Largo Passamonti, ci sono delle tende, c'è una criticità appunto rispetto a questo, anche fatti delinquenziali che purtroppo è pericoli per i cittadini romani che accedono da quella parte a quell'ingresso del cimitero del Verano. Poi un altro faro è stato acceso rispetto ai privati, criticità, ecco, un discorso per me da mettere sotto osservazione, specialmente da parte dei cittadini, le levitazioni rispetto alla spesa. Ci ha detto sempre il dirigente di un'urna al prezzo di 27 che viene venduta al privato a 400 euro un'urna funeraria. Si è parlato anche il consigliere di Fratelli d'Italia ha sollevato insieme con me quel problema anche di un livello minimo funebre. Oggi c'è rispetto a quelle che sono le fasce disagiate dei cittadini di Roma, si pensava questo livello minimo funebre di allargarlo a tutti i cittadini e da farlo gestire ad AMA. Anche un'altra criticità, questa veramente è una criticità che voglio sottoporre al Consiglio, perché così ce l'ha indicata il dirigente, se dopo 5 giorni manca la documentazione che chiaramente l'agenzia non ha fornito, si procede d'ufficio all'inumazione, anche per persone che hanno chiesto magari il discorso della cremazione, cioè voglio dire è un discorso molto grave che anche questo deve essere portato all'attenzione. Perciò ci sono delle criticità che io penso vadano corrette e c'è la possibilità appunto che poi anche come commissione seguiamo il discorso delle linee guida e se c'è da portare delle variazioni potremmo portarle anche in futuro. Perciò ecco, senz'altro accenni di fare, specialmente sul discorso dell'informazione che ancora tuttora è insufficiente. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Intervengo in virtù del fatto che, come diceva il collega mi ha preceduto, insomma, nella commissione competente si è, insieme al dirigente di AMA Cimiteri, insomma, insieme alla presidente della commissione, si è valutato un po' la situazione
e la fotografia attuale di quelle che sono le realtà che vive un settore di questo tipo, come viene gestito, e quelle che sono le forze sia economiche che di personale che comunque tengono in piedi questo servizio. Certo che una cosa che a me ovviamente non è emersa in commissione, ma che immagino sia un problema, è l'esiguo numero di personale probabilmente che è dedicato a questo servizio in virtù di vari cimiteri, in virtù del fatto che ci rendiamo conto che se andiamo quando andiamo in visita ai nostri cari, ai nostri defunti, insomma notiamo che i cimiteri sono in condizioni abbastanza complicate, abbastanza gravose, addirittura insomma come pulizia eccetera eccetera. Quindi immagino che ci sia una nevralgia diciamo del problema accentuato soprattutto nella gestione ordinaria. Certo è, come si diceva appunto, che ci sono altre criticità, quindi una sorta di trasparenza che manca soprattutto per chi in quei momenti di dolore insomma non sa come rivolgersi, a chi rivolgersi, come comportarsi, come cercare di avere insomma facilmente una situazione lineare per il proprio caro che si è perso. E questo è stato detto in commissione, cercare appunto di fare un vademecum, di fare uno schema, un qualcosa dove poter comunque avere dei riferimenti, appoggiarsi dei riferimenti e cercare di avere delle notizie ben precise ai momenti cruciali che sono quelli successivi alla morte insomma della persona. E da lì anche alla verifica ovviamente al limite di un servizio diciamo di base che può comunque fare l'AMA, che potrebbe comunque fare l'AMA con un nuovo contratto, quindi queste linee guida, anche ovviamente al limite seguendo quelli che sono i riferimenti ISE, quindi no, per la fascia di reddito, al limite questo possa essere un elemento che può essere d'aiuto, quindi per cercare di creare quel servizio minimo per la gente che ne ha bisogno. Certo, non era la nostra intenzione, immagino, nella commissione dover stare a ragionare e a confrontarci totalmente con il privato che ha comunque altri, che pone altri servizi, che fa altre offerte, e quindi diciamo che nel meccanismo generale a portare anche altre indicazioni, però per quanto ci riguardava capire, visto che è un servizio del Comune di Roma, visto che AMA è insomma azienda partecipata, e quindi dare un riferimento base per i nostri concittadini cercando di evitare appunto delle confusioni. Poi la limitazione dei prezzi, il mercato poi si adeguerà, insomma, no? Come funzionava in tanti altri settori, io ho cercato di parlare di liberalizzazione, qui non ci deve essere una liberalizzazione, ci deve essere un servizio, quindi poi chi vuole l'optional se lo paga, se lo prende, eccetera. E certo c'era una difficoltà, insomma, anche nell'inumazione, quindi quando dicono appunto che per la cremazione, quando c'è appunto un'altra richiesta, quindi loro hanno dei tempi contingentati. Immaginavo di più, invece sono abbastanza celeri, e poi logicamente una città come Roma, ci dicevano, non stanno una città come Benevento o come più piccolina, insomma un'altra città come Ascoli, per non dire appunto un'altra città del sud, e comunque sia sono un po' elastici nel dire non 5 giorni ma 7, 8, 10, se non rispondono poi dopo logicamente noi facciamo di nostra competenza e autonomia, però generalmente le richieste cercano di evaderle e sono anche abbastanza veloci. Tutto questo con queste linee guida non vedo una sorta di forte azione di rimente per far sì che ci possa essere un cambiamento diciamo drastico, sia dal punto di vista della gestione del personale, quindi delle risorse, e sia dal punto di vista ovviamente di quello che possa essere il servizio minimo, cioè quindi condizionare un pochettino la città ad avere un riferimento e ad entrare diciamo con un servizio minimo, ad entrare nel primo livello di mercato, di disponibilità a garanzia della città, a garanzia dei propri concittadini. E per questo non mi viene ovviamente una
un'espressione favorevole e quindi successivamente ci sarà, per quanto mi riguarda, un'astensione, proprio perché non vogliamo essere, cioè non si parla di qualcosa di strano, non vogliamo essere così, dice, oppositori a totale a un meccanismo di questo tipo che riguarda ovviamente chi non c'è più, ma che cerchiamo di dare supporto e emozione invece a chi serve, a chi deve comunque rispetto a chi gli è venuto a mancare, cercare di avere un servizio chiaro, lineare, pulito e veloce. Altri interventi? Ci sono altri interventi? Allora, consigliera Biondo. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Volevo fare alcune considerazioni perché credo che un tema così importante, che come ha detto la Presidente della Commissione è stato trattato per ben tre volte in Commissione, meriti di alcune specifiche in più, perché io ho avuto l'impressione in Commissione, parlo innanzitutto per me stessa, che abbiamo trattato l'argomento con un po' di sufficienza e non abbiamo capito effettivamente cosa stavamo votando, in che cosa cambiavano le linee guida rispetto alle precedenti, e questa anche per stessa ammissione di alcuni componenti della maggioranza. E non è una critica, ma soprattutto su un tema che è così caro ai cittadini e che riguarda un contratto di servizio del Comune di Roma, che noi in questo momento, seppure in piccola parte, rappresentiamo, credo meriti maggiore attenzione e responsabilità. E su questo volevo infatti fare una precisazione, perché almeno insomma anche chi è fuori da qui capisce di che cosa stiamo parlando. Queste nuove linee guida che andiamo a votare dobbiamo, diciamo, approvarle o meno, perché il contratto di servizio con AMA per i servizi cimiteriali era già scaduto e nel dicembre 2016, quindi 10 mesi fa, la Giunta Capitolina, con la delibera numero 140 approvata dalla Giunta Comunale, ha approvato e ha prorogato il contratto di servizio fino ad aprile 2017. Nel frattempo, in questi, diciamo, 4 mesi di proroga che autodeterminava la Giunta Capitolina, avremmo dovuto appunto approvare queste linee guida per sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con AMA. È chiaro che stiamo votando oggi queste linee guida, siamo ad ottobre e non ad aprile, quindi siamo con 6 mesi di ritardo e questo, diciamo, è un ritardo che non è dovuto, permettetemi di dire, alle giunte precedenti, ma è relativo ad una, come dire, ad una scadenza che questa giunta si era data e che questa giunta non è stata in grado di rispettare. E anche su questo non voglio fare una polemica inutile, perché forse era un'utopia pensare che in 4 mesi si sarebbero potute scrivere le nuove linee guida per il contratto di servizio con AMA, o forse non si pensava di cambiare tutti gli assessori che si sono cambiati e quindi si poteva lavorare più in modo più zelante. Fatto sta che noi oggi ci troviamo ad ottobre a votare delle linee guida di un contratto che sarebbe dovuto entrare in vigore ad aprile, e quindi questa era un chiarimento che io credo che per la trasparenza nei confronti dei cittadini noi avremmo dovuto fare in premessa, Presidente Ariano. Su questo voglio dire un paio di cose. Ce lo siamo detto anche in Commissione, nei fatti queste linee guida replicano le vecchie linee guida per il contratto di servizio con AMA, e questo in parte mi fa piacere, perché vengono accolte alcune delle considerazioni che erano state fatte durante la Giunta Marino rispetto ai nuovi bisogni anche degli utenti, rispetto alle questioni delle tumulazioni e del, non so bene, non sono molto esperta di questi temi, delle cremazioni.
di nuovi bisogni che anche in commissione abbiamo categorizzato come una maggiore propensione alle cremazioni, all'affido delle ceneri da una parte, e la garanzia anche per coloro che non hanno la possibilità economica di rivolgersi a una ditta privata di pompe funebri, di avere garantito la sepoltura per i propri cari. Queste cose effettivamente vengono reinserite in questo contratto e io sono contenta e se, diciamo, lo accolgo con favore. Però perché dico che non abbiamo capito fino in fondo che cosa stiamo votando? Perché io mi sono autodenunciata in commissione, sono mancata una volta e mi avete detto, quando ho posto delle domande, che non era più il momento di farle perché le risposte erano state già date. Sono stata zitta, convinta che però tutti avessimo capito e quando io ero mancata aveste, diciamo, vagliato tutte le modifiche. Invece mi sembra, da una lettura successiva, quindi tardiva, però penso che devo porlo all'attenzione di questa maggioranza, che invece rispetto al vecchio testo delle linee guida sono state eliminate, ora su questo non so se dalla giunta, dagli uffici, ma in ogni caso sono state eliminate alcuni piccoli articoli sulla trasparenza, sul controllo e sugli incentivi e le premialità, per le quali invece io avrei pensato fosse necessario un reinserimento e una proposta di reinserimento anche da parte di questo municipio. In particolare mi riferisco alle lettere F, G ed H delle linee guida. Concludo solo per dire, appunto, che io non mi sento molto preparata su questo argomento, mentre ho visto molta spavalderia in commissione da parte di tutti i commissari come se fosse uno dei tanti temi da affrontare. Non sono serena, vi dico la verità, perché poi la responsabilità qui dentro è personale, non è né dei movimenti né dei partiti. Non sono serena a votare con superficialità un atto del genere. Ho posto le mie questioni e questo è il motivo per cui ci asterremo. Altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, velocissimamente solo per dire questo, che questo argomento è stato trattato in 3 commissioni e la Commissione Ambiente, come tutte le altre commissioni, non offre risposte alle opposizioni, offre strumenti per arrivare alle risposte che ritengono opportune. Ora il punto è questo, che proprio oggi l'opposizione ha fatto richiesta di audire in commissione, come è avvenuto, i dirigenti di AMA. I dirigenti di AMA sono venuti e o non c'era il Partito Democratico, perché non mi ricordo, oppure se c'era non gli ha chiesto evidentemente quella domanda su cui è nato tutto questo dubbio che ha avuto la commissione. Questo non era un dubbio della maggioranza, era un dubbio dell'opposizione, AMA è venuta e glielo poteva chiedere. Quindi c'è semplicemente, se non gliel'ha chiesto e o non gli interessava, oppure se non ricordargli, non lo so, questo non mi interessa. C'è stato il fatto che gli strumenti ce l'hanno avuti, quindi c'è la non competenza, la non competenza, l'ignoranza, la cosa. Cioè, la prossima volta venite e chiedete, qual è quella di paglia con il biondo? Prima di tutto, ci sto parlando, quindi faccia cortesia. Secondo punto, c'è la prossima volta, quando chiamate in commissione, se in commissione ci venite a chiedere le cose, magari è questa carità anche e ai vostri elettori, che c'è che vi hanno votato qua per fare scena muta, c'è non votare atti e non presentare atti. Ciao. Ci sono altri interventi, vorrei ricordare che non è veramente permesso interrompere gli altri quando parlano. Consigliere Biondo, non mi faccia tornare veramente ai risultati della volta precedente. Io vorrei evitare i richiami, ma quella era da richiamo. Se ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto. Consigliere Ciancio. Grazie, ne approfitto per fare una dichiarazione di voto severa allora a questo punto, perché respingiamo al mittente queste nuove linee guida, perché se è vero che hanno avuto il coraggio 5 Stelle di prorogare le stesse linee guida, non è vero che noi chiamiamo in commissione le persone perché non sappiamo o dobbiamo informarci lì, siamo capaci anche di andare alle fonti, per cui abbiamo visto che i problemi ci stanno, per cui l'abbiamo proposto. Speravamo tanto che qualcuno se ne ravvedesse,
Tanto è vero che stiamo lavorando, meglio, si sta andando avanti con queste linee guida che risalgono alla precedente consigliatura. Siamo al 30 aprile, c'era la scadenza, ci doveva essere un nuovo contratto di servizio. Siamo nel mese di ottobre, il nuovo contratto di servizio che voi vi siete riproposti di fare, perché se è vero che avete avuto il coraggio di fare la proroga, vero che un partito che vuole governare deve saper fare un contratto di servizio. Non mi dite cose che non sono vere, lì ma è mancato l'assessore per poterle determinare. Io a questo punto devo dire, da una pacifica situazione di cammino verso un'astensione costruttiva dell'atto, devo, sentito il capogruppo, devo dire che noi respingiamo al mittente e votiamo contro questo nuovo indirizzo, che vorrebbe dire cancellare completamente quello che di buono si cercava di fare. Tanto è vero che la proroga non si dà a un atto che non funziona, la proroga si dà a qualcosa che funziona, come giustamente avete fatto, perché l'autorità l'ANAC ha deciso che si poteva fare la proroga. Io quindi, come dichiarazione di voto, il Partito Democratico respinge al mittente queste linee guida e queste proposte che non sono state assolutamente valutate nel merito e soprattutto nelle somme e negli aumenti che genereranno per i cittadini. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? Grazie Presidente, io nel momento in cui ho preparato l'atto, proprio per la trasversalità dell'oggetto della tematica, non ho voluto richiamare tutto l'iter che è ben indicato sia insomma, nelle premesse che nell'ambito dell'atto. Vorrei dunque ricordare che il servizio per la gestione dei servizi, scusate, per il contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri cimiteriali è stato approvato con delibera della Giunta Capitolina numero 74 del 2007 per gli anni 2007 e 2011 sulla base degli indirizzi programmatici fissati con deliberazioni 159 del 99 e 42 del 2005, cioè dal 2011 il contratto originario è stato oggetto di una serie di proroghe, non da dicembre del 2016. Quindi se vogliamo parlare di serie di polemiche, ovviamente noi non le abbiamo fatte, però mi pare doveroso partire dall'origine. È dal 2011 che questo contratto è oggetto di continue proroghe, è un dato di fatto. Quindi mettiamo da parte, dal 2015 si sta lavorando agli indirizzi programmatici per le linee guida. La dichiarazione di voto, volevo intervenire. No? Quanto dura la dichiarazione di voto? 4 minuti esattamente come l'hanno votato. Però vorrei recuperare i secondi che vengono. Certo, volevo dire, anche gli altri sono andati con dichiarazione di voto un po' fuori tempo. Dicevamo, dal 2015 uffici, dipartimento, eccetera eccetera, hanno lavorato alle linee guida. Purtroppo l'amministrazione precedente ha deciso autonomamente di rigettare quello che era il mandato popolare, disfiduciando il proprio sindaco da un notaio. Pertanto non si può assolutamente addebitare a chi già dal 4 di agosto 2016, arrivato praticamente da una settimana, ha prorogato un servizio che comunque è diciamo, una delle ossature, una di quelle che dovrebbe essere veramente a livello etico non un luogo per il dibattito di cose veramente, cioè, che non molto spesso parliamo e mi rendo conto che perdiamo un punto di vista diciamo, obiettivo alle cose. Ritogliamo anche questo, evidentemente avendo noi desiderio di far sì che si pervenga realmente a un nuovo contratto che sia realmente legato alle esigenze della cittadinanza attuali,
Abbiamo dato espressione di parere favorevole per far sì che dopo tanti anni Roma abbia un contratto di servizio per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali che sia adeguato all'oggi. Ovviamente abbiamo chiarissime le differenziazioni tra quella che è una linea guida e quindi quelle che sono delle indicazioni che verranno date a livello dipartimentale per la predisposizione di contratti e quella che invece è la conduzione dei contratti precedenti. Cioè qui noi ci troviamo con soggetti soggetti che ci dicono in sostanza che i contratti, che la gestione di contratti che precedentemente hanno avallato e prorogato non vanno bene. Ora, dato che qui abbiamo scaduto. Vabbè, sai capito, credo. Grazie. No, la dichiarazione. Scusate, ribadisco, il parere che esprime il Movimento 5 Stelle è favorevole. Allora, prima di votare nominiamo gli scrutatori, visto che non sono ancora stati nominati. Io direi il consigliere Gugliotta e i consiglieri Candiglio e la Zazza. Nel mio intervento ho già espresso criticità rispetto ai servizi cimiteriali, criticità che sono state anche portate all'attenzione del dirigente dei servizi cimiteriali. Io spero vengano corretti in sede poi di contratto di servizio e perciò il nostro voto è un voto da Roma Popolare, vota astensione. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? No? Allora a questo punto passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, allora ci sono 12 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti, quindi la deliberazione viene approvata con espressione di parere favorevole. Punto successivo all'ordine dei lavori di oggi. Proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma del consigliere Passina, avente ad oggetto approvazione del regolamento della gestione dei beni appartenenti al patrimonio demaniale, è indisponibile di Roma Capitale e per la partecipazione dei cittadini alle attività di rigenerazione del patrimonio, protocollo numero RC21021 del 2017. Considerevo? Sì, certo. Sì, come cercherò di essere il più breve e il più sintetico possibile. Viene posta alla nostra votazione l'approvazione del regolamento per la gestione dei beni appartenenti al patrimonio demaniale indisponibile di Roma Capitale per la partecipazione dei cittadini all'attività di generazione del patrimonio. Ne considerata la proposta, a un certo punto fa presente, e questo è sacrosanto, che praticamente i regolamenti del patrimonio in genere risalgono all'82 e all'85, quindi occorre a un certo punto un lavoro su tutti i regolamenti in realtà ormai superati dall'intervenuta normativa comunitaria nazionale delle assegnazioni di beni pubblici che rispetto alle competenze degli organi deposti alla gestione del patrimonio, sia la nazionale che la necessità di promuovere l'accesso alle forme d'arte. Io sono un po' con problemi d'udito, posso chiedere un po' di silenzio, grazie. Quindi viene proposto un regolamento che vorrebbe essere omnicomprensivo, sia della gestione del patrimonio in genere, le norme di Sardono, come sono quelle del 95, e poi però avrebbe l'ambizione di dare attuazione a quella che è la riforma del 2001 del 118 della Costituzione, cioè la situazione di le norme a cui fa riferimento, la norma in generale a cui fa riferimento la proposta e il regolamento proposto, però si chiamano la 2014. Perché non tengono conto della legge 50, la riforma del sistema dei contratti, dell'avvenimento dei servizi, delle parti delle attività sociali, così come previsto
riguarda le particolarità di questo, diciamo, delle considerazioni di ordine estremamente generale sul regolamento, che tra l'altro presenta aspetti positivi, però ci sono alcuni aspetti intensamente difficili che non hanno consentito alla Commissione di dare parere favorevole. In particolare viene fatto presente dal patrimonio che a un certo punto il regolamento disciplina anche la gestione del patrimonio disponibile, ma di fatto tutti gli articoli riguardano esclusivamente il patrimonio di bagnare disponibile. Oltretutto poi quando fa riferimento all'articolo 5 del regolamento, che prevede l'esenzione dei tributi, dice il fatto che ciò che corre giorno del proprio, che l'articolo 5 è il terzo comma, non è il quinto comma, non viene specificato l'onere che è deputato a disporre l'esecuzione che è mandato a disporre l'esenzione o la riduzione del canone. Per quanto riguarda poi l'articolo 9 che disciplina il canone agevolato e viene a spiegare il canone di autorecupero, i principi che vengono di la possibilità di ridurre il canone anche in corso d'opera, praticamente contrasta, ha deciso del Dipartimento, con le principi norme contabili che prevedono la specificazione, l'integrità e la competenza di fatti gestionali. Per quanto poi riguarda i contratti che sono, cioè, le situazioni di fatto da regolarizzare, perché sono moltissime in questo campo, giustamente il patrimonio va presente che sono previste disparità di trattamento per chi ha sempre corrisposto il canone e chi invece non ha corrisposto, e per il quale è prevista addirittura la possibilità di un pagamento reale di 60 mesi senza l'applicazione di sanzioni per la non corrisposizione. Queste osservazioni del patrimonio sono da parte di fatto che la normativa prevede un parco riferimento alla legge 50, quindi la norma sulle tratte e sulla vendita dei servizi a chi ha partenariato e a chi non ha partenariato sociale, e a un certo punto hanno condotto la commissione a esprimere un parere sulla richiesta. Ho finito, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Vedo che non c'è però il consigliere Bugliotta, ma lo stesso. Lo sostituiamo. Consigliere Carmone. Allora, dichiarazione di voto? Sono distratta. Allora votiamo. Favorevoli? Allora, vi ricordo, perché lo so che si crea sempre la confusione. Favorevoli al parere contrario. Contrari? Astenuti? Quindi la delibera credo così a occhio nudo che venga approvata con parere contrario. Vediamo quanti sono i voti. Perfetto, 14 voti favorevoli al parere contrario e 3 astenuti.